Bentornati, ragazzi, guardiamo qui. No, esatto, qui. A destra, sul canale di Dax e di Max. Bene, si torna a parlare di Mini 4WD Sport con un leggerissimo ritardo però. Leggero ritardo, soprattutto per l'evento che tratteremo oggi, leggero ritardo su quello che riguarda la scaletta di Mini 4WD Sport. Ma in generale un leggero ritardo proprio della scaletta di Dax e Max, che sono fermi sul canale da un po'. Ci chiediamo scusa, purtroppo gli eventi della vita ci hanno un po' rallentato. Le vacanze. Abbiamo fatto la bella vita, sì, dai Kiri, sì. In spiaggia. Siamo stati ovunque e da nessuna parte, con soprattutto tutti. La seconda. Oggi siamo qui sul mini divano. E non è Digi Divano. Non è Digi Divano, questo è il mini divano. Siamo qui per parlarvi di un evento al quale è stato solo il nostro Dax. Io purtroppo stavo male, era l'anno scorso a febbraio. Esatto, un 23, se non sbaglio, febbraio 2020, adesso vi lasciamo anche qui il logo. Pre-pandemia. Pre-pandemia, quindi Safari Type 3, un evento organizzato chiaramente dal movimento Mini 4WD Sport, che salutiamo e sicuramente vi starete seguendo, in quel di Roma, su questo splendido parco, una gara estenuante, extreme, come avete visto dal titolo, una endurance di 2 km. A proposito di questo, tenetevi forte con le mani sui braccioli delle vostre poltrone mentre guarderete questo video, perché arriverà una gara endurance anche nelle Marche. Abbiamo trovato, ragazzi, il tracciato perfetto. Ci sarà, se riusciremo, una bella organizzazione. Speriamo di farlo proprio come vorremmo. Speriamo che l'environment ce lo permetta, perché purtroppo sappiamo la situazione è un po' difficile. Ci proveremo. Punteremo a fare un gran premio, quindi visuali dall'alto con droni, visuali sarà piazzate tutto, nei punti giusti, commentary in live. Proveremo a fare un mega evento, però per ora ve l'abbiamo solo anticipato. Tenetevi pronti a viaggiare di nuovo verso le Marche, perché ce ne sarà veramente da correre. Mettete qua sotto nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto rimanete fino alla fine, perché questa gara, come dicevo, è bella lunga, bella estenuante, 2 km di endurance su un tracciato che è misto, quindi c'è asfalto, terra battuta, misto, breccia, sorpassi contro sorpassi. Eravamo in un parco, quindi poi ci saranno anche tante cose chicche interessanti, come persone che passano col cane, quindi dovremo schivare anche un po' i passanti, sorpassi clamorosi, discese ad alta velocità e tante bestemmie coperte dalla musica, per fortuna. Esatto. Il nostro Dax sicuramente ne avrà dette tante, tantissime sicuramente. Non diciamo altro, seguite fino alla fine e keep on running, ragazzi. Ok. 3, 2, 1, via!
ragione, fa già spiegato i greci. Io verso un dapper, ti bravo. Tra tutti i posti, però qui dovevi passare.
rischio pestone. Alessio, vengo a prenderti. Oddio. Ulteriore problema. Oddio. Sto schiumando di sudore. Ah. Oh. Ah. Guerra drammatica. No. E tu sei andato bene. Mai chance di recuperare, non se ne parla. Che bastardi che sono già arrivati. Ah.
Emozionante, signori, emozionante gara del nostro Dax. Un quinto posto sudatissimo, ci sono stati testa a testa pazzeschi. Come avete visto, poi eravamo anche tanti a correre, quindi mamma ci da, sta, ci mamma sta, mia. È la difficoltà di questo sport. Sportellate a go-go, tra però l'altro. Diciamo che essendo una gara lunga, poi qualcuno si autoelimina, qualcuno si perde per strada, qualcuno era partito bene, arriva ma non lo so, succede sempre questo con le mini. Purtroppo. Eravamo partiti, sì, tra l'altro tutti con lo zainetto e gli eventuali cacciaviti, materiali di ricambio, perché appunto dovrebbe uscire una gomma, a me era uscita, non so se vi siete accorti, quasi subito all'inizio gara, un pesetto che comunque dava stabilità alla mini, quindi ho dovuto fare praticamente tutta la gara con la mini che pendeva sul lato. Succedono queste cose, ragazzi, succedono. Ricordiamo infatti sul nostro Instagram ci sono dei video in cui facevamo preparazione di questo famoso Type 3 per il Safari Type 3, appunto di questo telaio così fragile, così sottile, così old, tra l'altro molto antico, old school, ma molto adatto a questo tipo di terreno misto, perché è più alto, esatto, un'altezza, ci permette di elevarci, insomma, quindi tutti quei sassolini, brecciolina, non ci intoppano troppo, più di tanto, è vero. Oltre che è stata una bella sfida anche proprio costruttiva, perché esatto, noi non siamo molto smanettoni, abbiamo fatto un sacco di lavori. Sempre nel nostro Instagram trovate foto e video che stavamo lì col Dremel a segare. Scusate, ricordiamo anche che c'era la possibilità di, anzi forse quasi l'obbligo, di portare dietro con sé pile di ricambio, cacciaviti, tutto quello che ci serve, perché appunto gara lunga significa motore a rischio, batteria a rischio, gomme che escono. Come abbiamo visto, ad un certo punto c'era anche il nostro Dario, che salutiamo, che si è dovuto proprio fermare perché ha avuto un problema al motore, è stato lì a metà discesa fermo a cambiare i vari pezzi e poi è ripartito. Questo ovviamente gli ha costato la gara, perché comunque è arrivato molto molto dietro ed era uno dei favoriti, chiaramente uno dei più forti del nostro movimento. Purtroppo può succedere, sono macchine sensibili, vanno sempre pulite, poi ci va dentro lo sporco, ci va dentro il rametto, la fogliolina, di tutto. Alcuni sappiamo. Dei partecipanti tra l'altro hanno anche adottato un sistema di raffreddamento applicando sul motore proprio dei pezzi di metallo che servivano a raffreddarlo, perché chiaramente è stata sotto sforzo per 2 chilometri interi. Dissipatori. Esatto, dissipatori, quindi è stata una gara veramente sia nel preparare la mini con la propria capacità, sia nel durante, perché effettivamente, come avete visto, ci sono stati tantissimi ostacoli. Quindi una gara veramente emozionante, vi dico, durante la corsa avevo il cuore a mille per tutti i 16 minuti di gara, e bella da ripetere. Vi ricordiamo appunto che stiamo organizzando qualcosa di simile, ma forse anche più in grande, proprio qua nelle Marche, in quel di Camerino, provincia di Macerata. Quindi vi abbiamo già svelato delle cose, vi sveliamo anche, cosa che già sapete, c'è il nostro Johnny qui nella scuderia marchigiana, quindi affidatevi a lui, così come ad altri, ma noi ovviamente parliamo di lui perché fa parte orgogliosamente della scuderia marchigiana. L'autore, il fautore delle mini che vedrete in questo video qua, che è quello precedente, dove appunto vi abbiamo mostrato le nuove mini ammortizzate e un breve allenamento con momenti salienti. Si corre tanto, ragazzi, le mini con il kit di ammortizzazione, soprattutto su telaio MA, che abbiamo visto essere il nostro preferito, perlomeno in quanto a prestazione. Quindi sì, e anche per facilità di applicaggio proprio di questo sistema di ammortizzazione, applicaggio, cioè, per gli amici, applicaggio. Oppure ecco il bastone che ha sempre subito, made in Johnny Lab, esatto, ulteriori modifiche, la stampa sulla paletta, tutto quello che volete di personalizzato potete averlo grazie a lui, quindi in descrizione sempre trovate tutti contattatelo. Quindi ne parleremo più approfonditamente in un prossimo video di tutto quello che fa Johnny, quindi ci spiegherà più nel dettaglio i suoi lavori, come applica le modifiche. Ci e sarà... tra l'altro avremo sempre in questa serie di video che vi diciamo già da un po' anche delle interviste dal Giappone. Tornerà un vecchio amico, quindi, che molti di voi già conoscono, per un evento in quel di Monte Rotondo, dove noi ricordiamo amaramente un episodio abbastanza gara, diciamo solo che la gara è stata splendida, il resto da dimenticare, gare splendide. Grazie ragazzi, ancora una volta vi ringrazio per quell'esperienza, mi è piaciuta davvero tanto.
Quindi salutiamo tutti quelli di Mini4V di Sport. Bella raga, e torneremo presto sia con Digimon che con altri argomenti che non trattiamo da tanto, quindi restate sul canale di Dax e Max. Tenete a mente l'hashtag Academy, non lo so, ditelo come volete. Per le Mini4VD. Tenetelo a mente. E anche, ovviamente, il nostro hashtag preferito che è sempre cose belle. Ciao, bella raga.